Buongiorno a tutti, sono Andrea Del Gatto e sono un web designer. Questa è la terza parte della lezione sul come realizzare un sito web. Siamo rimasti alla parte dello slideshow, abbiamo visto come creare lo slideshow e adesso ho sostituito l'immagine, quella che c'era in precedenza, con una che adesso sta sul sito. Passiamo oltre comunque e andiamo a vedere come realizzare il resto della pagina. Come potete vedere, nella pagina ho creato questi elementi a piastrella, diciamo, come le tile di Windows Phone. Quindi in questo caso ho realizzato appunto quadrati diversi con all'interno un'immagine che saranno dei link a determinate pagine, le più importanti del sito. In questo caso, come potete vedere, siti web, logo design e grafica. Ok, allora andiamo a realizzare questo intanto. Allora, lo stage, come potete vedere, è un po' corto, quindi lo andiamo ad allungare. Ho cliccato sullo strumento tavola da disegno e da qui posso modificare la mia tavola da disegno. Prima di andare oltre, però, voglio farvi vedere una cosa molto interessante. Allora, intanto sblocco e allargo anche lo sfondo e poi lo riblocco perché per praticità. Voglio farvi vedere una cosa molto interessante. E la differenza tra questo sfondo e questo è che in questo caso ho utilizzato un pattern. Cos'è un pattern? Un pattern è uno sfondo, ma non uno sfondo completo. È uno sfondo che si ripete nella nostra pagina all'infinito, quindi è l'ideale per i siti web perché inserendo un'immagine, un piccolo quadrato di questa immagine, e diciamo tramite codice di ripetere questa immagine e questa ci crea uno sfondo completo senza però avere la pesantezza di un'immagine grande. La risorsa più importante, cioè la migliore che ho trovato sul web per trovare dei pattern è Subtile Patterns. Vediamo, ecco, questo è il sito. È molto interessante perché non solo ti dà la possibilità di vedere in questa preview il pattern, ma se si clicca su Preview, come potete vedere, si vede l'effetto finale che verrà quando avremo inserito il pattern come sfondo del nostro sito web. Vedete? Ce ne sono molti e sono tutti scaricabili gratuitamente. Nel mio caso ho utilizzato un pattern tipo effetto muro che andiamo a prendere e lo inseriamo. Allora, il pattern. Eccolo qui. No, non è questo, è questo. Asphalt. Sicuramente c'è un modo migliore di questo che utilizzo io per sistemare un pattern all'interno del nostro della nostra immagine, ma io, se esiste, non lo conosco, quindi prendo il mio pattern e come potete vedere lo ripeto come farebbe un sito web per tutto lo spazio che mi serve. Una volta che ho fatto la prima striscia orizzontale, lo copio in verticale. Io copio sempre tenendo premuto Alt e tenendo premuto poi Shift per incanalare l'immagine su un binario. Ok, con Ctrl G raggruppo e dopodiché ordino e porto sotto tutto. Adesso prendo e blocco il mio sfondo. Come potete vedere adesso questo sfondo è un pattern. Qui c'è una riga perché non sono stato abbastanza preciso quando li ho avvicinati. Comunque, proseguiamo e creiamo le nostre tiles. Io ho già creato, insomma, le immagini quadrate che vanno lì nelle tile, eccole qua, però ad esempio vado su grafica, queste sono le immagini che considero nella mia galleria grafica, prendo ad esempio questa e questa, inserisco dentro Illustrator, le rimpicciolisco perché sono decisamente troppo grandi. E le vado a posizionare intanto.
prese due vanno bene, tanto è solo una rappresentazione grafica. Comunque, come potete vedere, adesso sono ancora troppo piccole, le ingrandisco ancora. Ok, come dimensioni ci siamo, anzi no, sono troppo grandi. Rimpiccioliamo e le mettiamo in posizione. Poi creiamo un quadrato della dimensione, tenendo premuto Shift, un quadrato della dimensione che ci serve. Come sappiamo qual è la dimensione che ci serve, prima ne creiamo uno, poi ne creiamo un altro e vediamo come stanno come dimensione all'interno del nostro stage. Questa mi sembra una dimensione giusta. Quindi prendo l'immagine, la ingrandisco più del quadrato. Prima di fare la maschera me lo copio, perché altrimenti sparirebbe. Dopodiché seleziono l'immagine, seleziono l'oggetto sopra e dico crea maschera di ritaglio. Adesso è storto perché ho fatto di fretta. Ok, faccio la stessa cosa per l'altra. E ugualmente per l'ultima. Un lavoro che va fatto in modo un po' più accurato. Dico così, però, per motivi di tempo dei video di YouTube, facciamo così. Dopodiché creiamo il titolo. Abbiamo detto grafiche. Sullo sfondo nero chiaramente scriveremo in bianco. Utilizziamo lo stesso font del menu. Lo ingrandiamo di quanto ci sembra che sia necessario. Perfetto, una volta che abbiamo il primo, ci basta copiarlo sempre con Alt, tenendo premuto Shift. Grafiche, come era, siti web. E poi c'era il logo design. Di centro tra di loro. Poi li raggruppo sempre tra di loro. Questo mi servirà per avere un allineamento equidistante senza però spostare l'allineamento che avevo creato in precedenza tra il titolo e l'immagine. Quindi prima ho allineato l'immagine al titolo, poi l'ho raggruppato perché se avessi selezionato tutto e dato una spaziatura orizzontale a tutti questi elementi, li avrebbe disposti come se fossero stati 6 elementi, invece a me serviva che li disponesse come se erano 3 elementi e quindi li ho raggruppati. Questo è un trucchetto che insomma è sempre molto utile. Dopodiché vado a creare un testo, un campo di testo. Come avete visto, per creare questo testo io ho semplicemente cliccato e scritto. Però con lo strumento testo ho la possibilità di creare un campo di testo, quindi creerò un campo di testo quadrato. Vedete? Con un quadrato, diciamo, della stessa dimensione di questo. E poi vado su il sito di Lorem Ipsum. Cos'è Lorem Ipsum? C'è scritto anche qui. Lorem Ipsum è un testo fittizio, sembrerebbe latino, ma in realtà è un testo casuale, sempre però scritto, diciamo, casuale di parole in latino. È un testo fittizio che serve quando non abbiamo ancora, diciamo, la parte testuale del nostro sito web, della nostra grafica di qualsiasi tipo. E dobbiamo invece inserire un campo di testo che vogliamo vedere come verrà. Quindi andiamo a inserire il nostro Lorem Ipsum. Ecco qua. Adesso c'era un testo chiaramente alla stessa dimensione di quello precedente. In questo caso, però, c'è bisogno di un testo che sia di sui 12 pixel come grandezza. Ed ecco qua. Quando vedete la croce rossa qui, alla fine, significa che il testo è in eccedenza rispetto alla dimensione del quadrato. Infatti, se vado ad allargarlo, vedete, ecco qua, arriva fino a qui. Per togliere
togliere il quadratino che comunque non dà nessun fastidio, nessun fastidio, diciamo così, a vederlo, ecco. Per togliere il quadratino, ecco qua, ho cancellato il rimanente testo. Qui appunto c'è questo. Qui c'era questo e poi nella terza parte c'è un elenco puntato. Quindi chi sono? Seguimi su Facebook e tutti i servizi. Mettiamo un titolo. Allora, adesso separo questi elementi perché mi serve il titolo. Per avere il titolo uguale, punto, è allineato. In questo caso però io cosa ho fatto? Ho allineato a sinistra il titolo e l'ho messo all'interno del box, quindi posso fare la stessa cosa anche da qui. È carino che il titolo sia di un font diverso rispetto al corpo del testo. Il corpo del testo è importante che sia di un font, sia fatto con un font semplice e molto, molto leggibile, come sono i font classici WebSafe, quindi un Arial, o un Dana, Helvetica, Times New Roman, via dicendo. Questo qui, ad esempio, è l'Arial. Quindi abbiamo messo chi sono. Mi sembra poi che nel sito in realtà non ci sono nemmeno gli stessi titoli, ma come vi ripeto, questa qui è solo una rappresentazione grafica. Tutti i servizi. In questo caso qui ho bisogno dell'elenco puntato, quindi lo faremo fittizio, perché all'interno di Illustrator non si può fare. Sposto di una tacca avanti il testo, anzi di due, e poi creo questi piccoli rettangolini. Quelli sono azzurri, li faremo anche questi azzurri. Una volta decisa la forma che ci piace, andiamo a zoomare molto per avere più precisione, lo allineiamo col testo superiore e poi ne creiamo quanti ce ne servono. Ed ecco il nostro elenco puntato. Nell'altra pagina l'ho fatti singoli da una riga, in questo caso sono da due righe, comunque il succo del discorso è lo stesso. Andiamo a creare poi il footer. Il footer è una parte importantissima del sito, quasi come l'header, che come vi ricordo è la parte superiore del sito. Il footer invece è la parte inferiore. Solitamente il footer richiama alcune voci del leader, serve per far orientare meglio gli utenti che stanno nel sito attraverso appunto un ricollegare, come potete vedere, alle voci del menu che stanno anche sopra. Non solo, ma viene utilizzato per mettere le informazioni personali che poi verranno appunto facilmente trovati in tutte le pagine, perché il footer, appunto, come il menu in alto, sta in tutte le pagine. Qui ho approfittato per inserire anche le icone dei social network e le icone dei programmi di grafica che utilizzo. Ok, e per realizzare questo footer è la stessa dinamica del pulsante che avete visto nelle parti precedenti, quindi di conseguenza non ci rimane altro che allungare ancora un po' lo stage, poi fare una prepotenza, e cioè allungare lo sfondo. Ecco qua. Nel caso del mio sito, non solo avevo questo, cioè non solo ho utilizzato questo pattern, ma ne ho utilizzato anche un altro che sta a metà del footer. Quindi andiamo su tutti gli elementi ottimizzati per il web. Prendiamo questo, eccolo qua, e eseguo lo stesso procedimento. Quindi questo arriva qui, lo duplico, ok, poi lo unisco, ecco, Ctrl 9, lo faccio andare dietro, vedete, piano piano scende di livello,
va sotto i vari livelli ed ecco che è andato sotto al footer. Quindi, come potete vedere, abbiamo completato il mockup dell'home page del sito. Quindi, questo tutorial sulla realizzazione grafica di un sito web è terminato. Ci vediamo per i prossimi tutorial che saranno su come realizzare una locandina pubblicitaria e su come realizzare un logo. Se questo tutorial vi è piaciuto, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di mettere mi piace sulla mia pagina Facebook. Al prossimo tutorial.